è un esempio davvero mondiale, perché qui abbiamo anche ritrovato il tempio per i giochi isolimpici, quindi coniuga insieme questa stazione non soltanto l'arrivo della metropolitana e dunque il potenziamento delle infrastrutture, quanto il collegamento con la base, il sostrato della città, che è la sua natura archeologica, i ritrovamenti, la parte museale, insomma è un esempio davvero straordinario. Oggi siamo davvero alle ultime battute, stiamo procedendo nel completamento delle rifiniture, siamo al completamento della stazione. A giugno immaginiamo di poter liberare anche questa parte della piazza che è alle mie spalle, questa parte diciamo del lato basso, la riapertura da questo lato, il completamento anche delle finiture della stazione, e adesso partiranno anche tutte le prove del preesercizio anche del treno, e già ci hanno dato ottimi risultati le prime prove, quindi immaginiamo che tra giugno e luglio potremo avere davvero un bel momento di apertura alla città. I lavori della linea 1 della metropolitana di Napoli hanno dovuto sempre tenere conto degli eccezionali ritrovamenti archeologici emersi durante gli scavi. In particolare qui, 8 metri sotto la stazione Duomo di Piazza Nicola Amore, è stato rinvenuto il Tempio dei Giochi Isolimpici, un edificio religioso del primo secolo d.C. ancora sconosciuto, edificato per volontà dell'imperatore Augusto e dedicato al culto dei Giochi Isolimpici che si svolgevano proprio a Napoli, considerata all'epoca la città più greca Occidente. È stata recuperata circa metà del tempio e sono stati portati alla luce importantissimi ritrovamenti archeologici che hanno consentito di ricostruire la storia della nostra città in successive stratificazioni fino all'età del ferro. È stata quindi necessaria la rimodulazione del progetto della stazione, che ha richiesto ulteriori fonti di finanziamenti per consentire la ricollocazione del tempio. La stazione è stata progettata da Massimiliano e Doriana Fuxas e si sviluppa su 4 livelli. Consentirà di vedere il tempio dall'esterno attraverso una copertura vetrata e un percorso indipendente dall'utilizzo della metropolitana. In 40 metri di profondità poi si sviluppano gli altri livelli fino alle banchine, con una serie di pannelli di acciaio retroilluminati e intagliati che cambiano colore secondo le ore della giornata e il clima all'esterno, accompagnando i viaggiatori con sfumature dal celeste chiaro del giorno all'arancio del tramonto e al crepuscolo della notte. Le pavimentazioni e le scale sono in travertino, la scala in uscita in pietra lavica. Con il completamento della stazione si porterà alla luce anche l'altra metà del tempio, dopo la sua entrata in esercizio. La parte di sopra ha tempi diversi, ma questo è da nostri cronoprogrammi, perché lì continuerà tutta la parte di scavo, per il tempio dei giochi isolimpici, che ha tempi diversi, per cui al centro della piazza più o meno avremo una scala che consentirà l'accesso, ma sarà una scala temporanea che poi sarà tolta il momento in cui saranno completati anche i lavori dall'altro lato. Per quanto riguarda la pedonalità, sì, il progetto è di pedonalizzazione della piazza con delle uscite qui all'interno della piazza e i flussi pedonali. Sono ancora in raccordo, in studio, le relazioni tra infrastrutture, viabilità e lo spazio pubblico urbano, ma l'obiettivo è quello della pedonalizzazione.